Antonio Corbo, editorialista della Repubblica, dall'alto della sua esperienza, parlando di nazionale, come parte la squadra di Prandelli vista questo mondiale? Io ho seguito 4 mondiali, ovviamente sono emotivamente legato alla nazionale dell'82, fatta da uomini veri e da giocatori irraggiungibili. Io credo che uno degli italiani più forti di tutti i tempi sia stato Tardelli, uno che comincia terzino e poi diventa centrocampista, che ha cambio di passo, scatto, contrasto, visione di gioco e fa pure il gol che stampa nell'urlo di Madrid. Quindi questa nazionale mi sembra figlia dei tempi, leggermente più debole come personalità. Non si è ancora profilato il leader, però è una nazionale che fa simpatia perché vediamo con quanti sacrifici l'abbia sistemata Prandelli in qualche modo, perché gli stranieri hanno rubato tanto spazio sia nell'attenzione che nei bilanci, nella popolarità, nel capitolo divismo agli italiani. Una volta erano tutti italiani, oggi si cerca di mettere, ho visto il bel pezzo su Repubblica di Emanuele Audisio che ci racconta questa nazionale che sembra riflette un po' le storie delle famiglie allargate. Ma è una nazionale che merita tanta simpatia, viviamo un periodo di grande attesa, di grande fiducia, abbiamo sconfitto gli euroscettici, speriamo di sconfiggere i mondial scettici. Si è parlato molto dell'esclusione di Rossi, però qual è anche il suo pensiero a proposito dell'esclusione di Destro che dal punto di vista dell'atteggiamento non ha convinto Prandelli, a proposito anche della possibile riserva, ruolo di riserva che lui doveva... Se Destro non gioca in nazionale non c'è uno scandalo, non si preoccupa né Putin né Obama. L'esclusione di Rossi io cerco di capirla, perché mancano in questa nazionale degli uomini sicuri, dei tralicci ai quali aggrapparsi. E allora, tra di noi lo possiamo dire, già vai con Balotelli che è un punto interrogativo, nel bene e nel male, può essere infinito nel bene e nel male. Cassano è un altro punto interrogativo, è una luna tra le nuvole. E a un certo punto porti uno che non sia mai Dio, si può fermare da un momento all'altro, da 23 ci sono 20 giocatori più o meno sicuri, affidabili al 100%. E allora lui ha ridotto quelli che erano non dei calciatori di sicuro rendimento, ma delle splendide incognite. Qui ad Amalfi, e non solo, naturalmente in molti fanno affidamento, sognano un grande exploit di Insigne. Contro difese fatte da giocatori dal passo lento, giocatori cadenzati che possono abboccare alla sua finta, può essere un giocatore interessante. Ovviamente non è il giocatore, proprio per le risorse fisiche, la limitata autonomia che lui quest'anno ha superato con grande spirito di sacrificio, però non mi sembra che possa essere in un anno l'uomo che accende il mondiale. È comunque un comprimario giusto, sai quando c'è una compagnia teatrale e poi c'è il protagonista, la protagonista, c'è il secondo attore e poi c'è improvvisamente l'attore giovane che spopola e che buca l'attenzione, e lui può secondo me guadagnarsi grandi spazi sfruttando al meglio dei ritagli di partite o addirittura inizi di partita. Quindi è un giocatore da aspettare con fiducia e soprattutto con simpatia per quella napoletanità che fa rima con l'estro latino.